Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buonasera, buonasera ragazzacci, buonasera. Questa che avete visto è la heat map di Dusan Vlahovic. Heat map, mappa termica, chiamatela come volete, visto e considerato che secondo alcuni io non conosca la mappa termica. La lasciamo perdere, ormai è acqua passata. Mi sono preso la mappa termica dal canale di Simone Alvimi, dal secondo canale di Simone Alvimi. Simone, ti chiedo scusa, ma era una cosa che dovevo fare perché qualcuno ancora purtroppo ha il cervello di coccio. Visto e considerato che di coccio è un termine romano e si parla di Roma Juventus. Come vedete benissimo dalla mappa, Vlahovic gioca purtroppo, come sempre, lontano, molto lontano dalla porta. Come faceva un certo Paolino Dybala, olè! Paolino Dybala che poi a fine video parliamo della sua esultanza. Quindi, che facciamo? Continuiamo nuovamente a dire le stesse cose che dicevamo di Dybala? Continuiamo ancora a menarcela con questi soliti discorsi di dove trovare giustificazione, dove trovare alibi per questo pseudo allenatore. Continuiamo nuovamente ancora a dire Vlahovic non è scarso, Vlahovic è qui, Vlahovic è là, Vlahovic è costato troppo, Vlahovic è questo. Continuiamo ancora con queste menate, con queste, io dico proprio stronzate, lo dico proprio a chiare lettere, stronzate. È una cosa umanamente impossibile, impossibile che alla Juventus l'attaccante, un 22enne, che giochi in questa posizione, possa fare qualcosa di più. Sempre, ripeto, ho seguito il video di Simone, che è un ragazzo molto preciso, molto accurato nei dettagli. Parla di 15 tocchi, 17 tocchi palla. Cioè, ma cosa deve fare questo ragazzo? Cosa deve fare? È giusto, dategli molte più palle, dategli molte più palle. Create la possibilità a questo ragazzo di avere più palle, ma non lo fa. Non lo fa perché non è un allenatore che predilige la fase offensiva. Non è capace, non è nel suo DNA, non, non, è incapace. Purtroppo è così, non riesce, non riesce, è inutile. E sono giocatori purtroppo destinati a essere svalutati e quindi un capitale societario, un capitale della Juventus che viene svenduto, viene mortificato, viene svenduto. Un ragazzo di 22 anni, e ripeto, un ragazzo che non sarà sicuramente adesso Haaland, ma oggi noi abbiamo questo disprezzo, voi, abbiamo questo, diciamo, questo disprezzo, questo guardare questo giocatore con altri occhi, diversi che con la Fiorentina naturalmente vedevano questo giocatore invece in un'altra dimensione. Ma lo vedevano anche a livello umano, lo vedevano anche sorridente, lo vedevano anche frizzante, lo vedevano anche scoppiettante. Ma è normale, è normale, è un essere umano, è un ragazzo di 22 anni, è un figlio, può essere mio figlio. Mio figlio ha fatto 23 anni, ecco così, può essere mio figlio. Vederlo mortificato nel proprio lavoro, è normale che va in depressione, è normale che si chiude in se stesso. Cazzo, io qui alla Juventus dovevo fare il salto di qualità, ma io devo fare il salto di qualità secondo le mie situazioni, non facendo il muratore a centrocampo. Ma ripeto, questa è una cosa che sono passati tutti alla Juventus, tutti, e lo stesso Higuaín per bocca sua è diventato un mediano e ha fatto meno gol di quanto ne faceva col Napoli. E si lamentava anche.
Figurati un ragazzo di 22 anni che tu devi plasmare. Quindi il problema è uno soltanto, ed risiede in panchina. Lì, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Veniamo al capitolo di Bala. Il capitolo di Bala è la sua esultanza, la quale io trovo perfettamente logica, perfettamente normale e perfettamente giusta. Lui addirittura si è, tra virgolette, secondo me non lo doveva neanche fare, ma l'ha fatto. Ha giustificato questo gesto dicendo che naturalmente ormai fa parte di una società, e quindi deve dare tutto per questa società e deve essere contento per i risultati che conquista con questa società. E lo dico io che sono un dibaliano, e lo sarò sempre un dibaliano, e qua c'è la prova inconfutabile. Non me la prendo più di tanto, nella maniera più assoluta. Il calcio è questo. Io non me la sono presa all'epoca quando ci fu Bonucci che ci esultò in faccia sotto la Sud, e non mi sotto la Nord, sotto la Sud, non mi ricordo, e non mi incazzo neanche quando Mandzukic ci esultò con il Milan. Quindi, poche chiacchiere, il calcio è questo. Quindi cerchiamo, ragazzi, di focalizzarci sul vero problema, che è quello della Juventus in panchina. Cerchiamo di focalizzarci su quello che è il vero problema alla Juventus, cioè l'allenatore Massimiliano Allegri. Se ci incazzate fino alla fine, forse io.